quando i bambini fanno che meraviglia, che meraviglia. La carovana di una ragazza per il cinema ha attraversato in lungo e largo l'Italia. Le ragazze hanno avuto il privilegio di sfilare per la finale in uno dei luoghi più belli, il Teatro Antico di Taormina. La manifestazione è giunta alla 34esima edizione. I patron nazionali Antonio Lopresti e Daniela Eramo hanno svolto il loro lavoro selezionando decine e decine di ragazze e portando alla finale nazionale quelle che le varie giurie altamente competenti, costituite da professionisti che si sono susseguite, hanno deciso essere le più meritevoli. Serena Caredda è la nuova ragazza per il cinema 2022. E quindi vince la numero 91, Serena Caredda. Il nostro obiettivo è quello del cinema. Abbiamo, come dire, potenziato il settore moda con Franco Battaglia. Quest'anno darà 4 borse di studio nel settore moda. Battaglia è l'agenzia numero 1 in Europa che lavora con i più grandi come Armani. Quindi 4 di loro quest'anno ci sono, tra l'altro, tante ragazze di oltre 1,75 m e hanno tutte le caratteristiche per lavorare nella moda, per cui abbiamo potenziato il settore danza, quindi, che non è una cosa da poco. Ci divertiamo tanto, a me piace tanto questo tipologia di lavoro, soprattutto mi piace molto questo concorso perché c'è dentro anche il talento, capito? Non è solo la bellezza. E quando vedi magari una ragazza che non è top model, però poi ha una straordinaria un talento, straordinario talento, cambia tutto per me.